Avete visto la scorsa puntata, si è parlato di musica classica, lo ripetiamo, ricordiamo, siamo sempre al numero 12, qui Sassari, qui è stato realizzato questo concerto di Beethoven. Noi, come di consueto, quando si parla di musica classica, siamo in compagnia del professor Stefano Mancini, cooperativa Teatro e O Musica, col quale facciamo il lancio, perché oggi parliamo con quella signora che si occupa del suono. Sì, è un ingegnere del suono specializzata proprio nel campo della registrazione e sentiremo delle cose molto interessanti dal punto di vista tecnico. Abbiamo poi intervistato anche la spalla dell'orchestra, il primo violino, che svolge un ruolo essenziale nell'equilibrio tra il direttore e il gruppo orchestrale intenso, e il solista, che è un po' forse il protagonista, direi assoluto, perché i concerti per pianoforte orchestra vedono il pianista al massimo dei vertici, insomma, interpretativi. Ma per fare i dischi si ha bisogno anche di un ingegnere del suono. Io sono qui con Maribel Orozco, che arriva dalla Colombia, che mi ha un po' incuriosito. Intanto, come avete registrato questo disco qui a Sassari? Abbiamo registrato con un nuovo protocollo di registrazione, che è il protocollo DSD, è il protocollo di più alta fedeltà che si trova attualmente sul mercato. È la prima produzione che facciamo con questo tipo di registrazione. Quindi, insomma, un suono di quelli belli che si sentono benissimo, no? Esattamente. Esattamente. Ma cosa significa essere, cioè fare il mestiere che fai tu, e quali studi poi si affrontano per diventare ingegnere del suono? Allora, io qui mi occupo della parte tecnica del suono specificamente, anche se devo dire che ho una formazione di tipo musicale. E sono clarinettista, i miei percorsi li ho fatti qui in Italia, ho un diploma di clarinetto, diploma di musica elettronica e composizione audiovisiva digitale. Facendo questo mestiere di composizione, i compositori di musica elettroacustica, che è di quello di cui mi occupo specificamente, dobbiamo curare sia la parte creativa, cioè la parte di composizione, che la parte tecnica. Dunque, per quanto riguarda la musica elettronica, si prevede l'utilizzo di diversi programmi dove c'è sintesi del suono e la creazione del suono a partire da elementi di tipo informatico. Però si utilizzano anche giustamente gli suoni concreti e gli strumenti acustici. Dunque, noi siamo un ibrido, no? Tra la parte tecnica e la parte artistica, nel senso che c'è tutta la creazione delle opere compositive, però ci occupiamo anche noi stessi della parte tecnica. Quello vuol dire registrazione, modificazione del suono e poi posteriori trattamenti che si fanno in studio per quanto riguarda già la creazione dell'opera, e in questo caso di quello che mi occupo io, di un'opera elettroacustica. Qua il lavoro è diverso, perché comunque mi occupo soltanto della parte tecnica, della parte artistica c'è il maestro, ovviamente con la sua vastissima conoscenza, e dunque il procedimento in questo tipo di lavoro, per quanto riguarda quello di cui mi occupo io, è, diciamo che è previsto, è formato, anzi composto da diverse fasi. Innanzitutto c'è la ripresa del suono, in questo caso c'è una ripresa di tipo stereo, si posizionano due microfoni che comunque riprendono sia l'ambiente, riprendono ovviamente le esecuzioni che si fanno nelle prove con l'orchestra.
Posteriormente, ovviamente, cioè le registrazioni di, in questo caso di questi concerti che sono state fatte, si fanno come se fosse una prova normale, cioè comunque il maestro ovviamente dirige e ci sono le, diciamo, si fanno diverse versioni, si riprende più volte le stesse cose. E posteriormente io mi occupo della parte dunque di registrazione, di missaggio e dopodiché c'è una fase di post produzione dove si va a lavorare sulle tracce specifiche che sono state registrate. Questa parte del procedimento della creazione del disco è chiamata editing, dove comunque si sovrappongono, diciamo, i frammenti migliori che vengono fuori dopo la registrazione. Finalmente si fa un lavoro di mastering che è proprio... La scelta della location, cioè c'è una scelta specifica della location oppure... Dipende dalle registrazioni, no? Cioè non si ha bisogno di un effetto, un riverbero che in qualche modo dia più enfasi o lo si fa direttamente in editing quello? E di solito quello si fa nella parte del mastering, nella parte finale del lavoro. Comunque dipende molto dal luogo dove comunque vengono riprese. Come è stato detto prima, si è fatto in questa scuola, perciò sono state studiate, diciamo, delle, come si può dire, si è cercato di condizionare il modo migliore e questo auditorio, si è studiato un pochino la posizione delle sedie, le tende, però ovviamente si vede anche che questo può cambiare dagli elementi che compongono la sala, cioè un conto è che magari una registrazione si fa se la sala è vuota, dipende anche dalle dimensioni della sala, della stanza. Cambia anche dal fatto del numero di persone che ci siano all'interno, dunque questo crea anche una assorzione del suono, di conseguenza la situazione ideale sarebbe quella di registrare nelle stesse condizioni sempre, perché comunque se la sala è composta, ci sono all'interno 50 persone, il suono può variare e cambia che se c'è una ad esempio, no? Scusate. No, ma è normale, un po' come anche la musica leggera, voglio dire. Esatto, poi in ogni caso comunque ci sono diverse, anche questo è stato un auditorium che è stato adattato, però le sale di registrazione comunque possono cambiare, alcune sono estremamente secche come acustica e per la musica classica, io che sono anche musicista, clarinettista, quando ho suonato in queste circostanze, ci siamo resi conto che è veramente difficile suonare perché il suono è completamente secco e dunque diciamo che escono fuori delle cose che magari a primo impatto potrebbero non essere molto gradevoli. Dunque in un ambiente che ci sia leggermente riverberato sicuramente il suono si ammorbidisce, è più facile anche impastare i suoni. Dunque un po' un compromesso, no? Tra proprio quello che viene fuori dalla registrazione e poi il lavoro successivo di mastering che si può fare in una seconda fase. Davide Soddu è la spalla dell'orchestra. E la spalla è un ruolo fondamentale nell'equilibrio dei rapporti tra il direttore e l'orchestra tutta, un po' il tramite del direttore con l'orchestra. Che differenze ci sono per un lavoro di registrazione rispetto invece a un lavoro per l'esecuzione in concerto? Io ho notato per esempio che le arcate, non, diciamo dal punto di vista dell'immagine, non è importantissimo che siano tutte uguali. Sì, diciamo che nei concerti avere tutti, parlo della sezione degli archi ovviamente, le stesse arcate è importante anche, diciamo, per una questione di forma estetica, diciamo così, perché vedere
insomma, delle sezioni che fanno arcate differenti crea un effetto non bello a vedersi. Naturalmente le arcate hanno anche una funzione all'interno dell'interpretazione musicale, perché ovviamente sono funzionali all'ottenimento di determinati risultati e quindi in questo senso vengono seguite anche in registrazione. Però c'è da dire che in registrazione viene meno questa esigenza, non essendoci lo spettacolo con il pubblico, cioè, insomma, questa esigenza viene ridotta un po' al minimo indispensabile, ecco, per l'ottenimento di alcuni piccoli risultati e niente di più. L'idea è che il timbro, il colore del suono, sì, potrebbe in qualche maniera variare. Il colore del suono ovviamente varia. Naturalmente qualunque strumentista ad arco è in grado di eseguire qualsiasi tipo di articolazione usando qualunque tipo di arcata in giù, in su. Per intenderci, l'arcata in giù è quella con l'archetto che va verso il basso, l'arcata in su è questa. Quindi in realtà tutti siamo professionisti, siamo tutti in grado di eseguire con qualunque arcata l'articolazione richiesta dal direttore. Naturalmente alcune arcate aiutano, ad esempio l'arcata in giù è più indicata per eseguire un accento, un grosso accento, uno sforzato, eccetera. Ciò non toglie che non si possa fare anche il suo. Ecco. Che tensione c'è rispetto all'esecuzione dal vivo in un concerto e invece la registrazione? Varia dal punto di vista della tensione emotiva, dal punto di vista anche di concentrazione? È una concentrazione completamente diversa, diciamo una concentrazione molto diluita nel tempo. Presenta dei vantaggi e degli svantaggi. Il vantaggio è che non si può ripetere, ecco, potendo ripetere più volte lo stesso passaggio, ecco, non c'è, diciamo, l'assillo di doverlo eseguire buona la prima. Maurizio Paciariello è il solista della registrazione del concerto numero 2 di Beethoven per pianoforte orchestra, di cui abbiamo sentito delle prove di registrazione. Il concerto che fa tremare i polsi a qualunque pianista. Sì, concerto come tutto Beethoven, che insomma lascia una grande responsabilità. Abbiamo una storia dell'interpretazione pianistica che insomma ci sta dietro e ci guarda, ecco, tutti i grandi hanno fatto questi concerti, quindi ogni volta che si fa una pagina del genere si sa cosa si affronta. Oltretutto anche Beethoven ci parla attraverso questa musica, per cui è una grande responsabilità. E ci sono delle curiosità in questa registrazione che sono delle cose inedite dal punto di vista discografico? Sì, abbiamo fatto un lavoro di ricerca che appunto è iniziato da molti anni su pagine inedite di Beethoven e adesso abbiamo, diciamo, trovato anche alcuni spunti di ricerca attraverso studi di studiosi inglesi e americani che hanno nello studio degli appunti e dei manoscritti trovato delle varianti, delle possibilità di variazione rispetto all'edizione stampata, e sono aspetti molto interessanti perché danno una luce di quelle che potrebbero essere le opzioni alla scrittura concertistica, che non necessariamente è esclusivamente quella stampata, ma c'è la possibilità di fare delle opzioni, ecco, delle opzioni compositive che Beethoven stesso lasciava aperte. Basti pensare che ad esempio Beethoven stesso difficilmente scriveva la parte pianistica prima dell'esecuzione. Andava generalmente, quando suonava lui, andava in concerto senza la parte pianistica, senza averla scritta proprio. Dava solo le parti agli orchestrali. Noi
Vi ringraziamo per averci seguito fino a questo momento. Professore, viva la musica classica, viva Beethoven. Sì, sì, e viva anche i dischi, perché in realtà queste esecuzioni si possono ascoltare in realtà solamente in un disco. Quindi acquistate i dischi, quelli originali, e poi insomma, viva la musica. Arrivederci a tutti alla prossima puntata.